Ecco, cane! Ma che le voglio. Probabilmente vi aspettavate il race vlog, e me lo aspettavo anche io, soltanto che durante le riprese che ho fatto mentre guardavo le speciali ho commesso un errore abbastanza grosso. Ho scelto di filmare con il telefono per evitare tutti gli sbattimenti legati alla GoPro, batteria, trasferisci video, carica, eccetera eccetera, soltanto che mi sono venuti dei video molto croppati. Quindi il risultato qual è stato? Io avevo delle riprese che, pur dicendo delle cose sensate, praticamente si vedeva soltanto la mia faccia. Mi faceva talmente schifo che preferisco dirvi qua, così, con una ripresa decente, quello che penso delle speciali che ho visto, le mie sensazioni e tutto ciò che è successo prima della gara. Detto questo, vi dico subito che il video della gara è diviso in due. Questo video che state vedendo adesso sarà la prima parte, ovvero quello che è successo prima della gara e il primo giro, mentre il secondo video uscirà appena mi arriverà il computer nuovo, perché tutti i video che avete visto su questo canale sono stati montati col computer di mia sorella, e per evitare di mettere 50 giga di file sul computer di mia sorella per poi spostarli dopo qualche giorno sul mio nuovo computer, preferisco fare tutto sul nuovo computer e aspettare a pubblicare il video qualche giorno in più. Fatta questa mega premessa, possiamo partire con il video della gara. Eccomi, sono a Vesime. Bella è Vesime, fantastica. Qua c'è, qua dietro di me c'è il fettucciato, e la prima cosa che vi voglio dire è il motivo per cui a Monteoro Ero la mia moto faceva questi vuoti mega galattici. Molti di voi me l'hanno chiesto sotto nei commenti, molti hanno anche capito qual era la causa. Tutto risiedeva nel carburatore, ma più precisamente la causa era lui. Questo maledetto getto del massimo mi ha fatto perdere la possibilità di fare un tempo decente in quel fettucciato bellissimo. Però perché lui mi ha fatto fare questo? Errore. Insultatemi pure quanto volete, cambiando il getto del massimo la settimana prima della gara l'ho avvitato troppo poco, quindi proprio in quel momento si è svitato del tutto, ha iniziato ad entrare una quantità di benzina enorme, compromettendo così il mio fettucciato. Compromettendo la gara no, perché comunque, come avete visto, quello che è successo dopo è andato completamente a terminare la mia gara, e se non l'aveste visto, molto male, vi lascio il link in descrizione. Passando alle speciali di questa gara, vi posso dire che la linea è molto veloce e ci sono anche dei tratti tecnici che faranno la differenza, e quindi mi piace un sacco questa linea. Mentre il fettucciato, al contrario, è abbastanza lento e molto tortuoso. In questa fettuccia la spunterà chi riuscirà ad entrare il più forte possibile in curva, perdendo il meno tempo possibile poi a girare la moto e uscire, perché soprattutto l'ultima parte del percorso è costituita tutta da staccata, curva che torna indietro, strettissima, per poi fare un'altra staccata e un'altra curva che torna indietro, tutto così fino alla fine. Una cosa che mi ha aiutato molto è stato vedere il Track Inspector fare il fettucciato mentre lo stavamo guardando, e ho notato come lui facesse proprio quello che ho detto io nel video precedente, ovvero staccata forte, minima percorrenza di curva e poi uscita forte a moto dritta. Ovviamente lui lo faceva in modo molto elegante e preciso, però insomma è quello che devo fare domani per cercare di andare forte. Stranamente ho un'agitazione che non è di paura per la gara, è più di eccitazione per la gara. Sono contento, sono sereno, sono felice di partire domani per questa gara, e questo penso che sia un segno positivo, almeno spero che domani sia confermato. Ora lascio la moto in parco chiuso e domani mattina la vado a prendere per iniziare la gara. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. We up in the clouds when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me haunting, haunting. Even if my dreams
Ci siamo. Ho fatto un piccolo tratto di trasferimento, circa 5 minuti, e adesso mi trovo subito infettucciato. Vi posso dire la verità, non sono agitato. Sono molto tranquillo, sono molto sereno, ma soprattutto ho voglia di fare un buon tempo. Va bene tirare le staccate, ma questa l'ho proprio cannata. Ragazzi, continuo ad andare lungo. Ok, finito il primo fettucciato. Non è andato proprio come mi immaginavo, però una cosa positiva c'è. La mia foga di voler far bene mi ha fatto capire che finalmente è svanita la paura. Adesso facciamo un tratto di trasferimento per andare in linea. Lì scoprirò se veramente mi è passata la paura. Ok, sono in linea. L'agitazione si sente, devo dire la verità. Però non è più paura di farsi male. È quella voglia di andare forte che però hai un po' paura, temi la caduta per paura di compromettere il risultato, non per paura di farti male. Quindi penso che sia un segnale positivo. Quindi adesso entro, provo a dare del gran gas e vediamo cosa succede. Comunque, se il video ti sta piacendo, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti nessun video. Ragazzi, finalmente sto volando. No, vabbè, volando. Sto andando forte per come andavo le scorse gare. Quindi vuol dire che veramente mi è passata la paura. Ora devo continuare così fino alla fine e provare a portare a casa un buon tempo. Dimenticavo, nel caso ti fossi perso i video integrali delle speciali, le trovi qua sotto nella descrizione. Spostati, non vedi che ti sto urlando? Ecco, lo sapevo. Ragazzi, non ho parole. Io non capisco veramente perché non mi abbia fatto passare. Mi è già successo in passato e non capisco veramente queste persone che si ostinano a voler stare davanti anche quando hanno un'autostrada per farti passare. E ripeto, non ho parole. Adesso mi è anche scesa la leva del freno e istintivamente di fretta ho provato a tirarla su, ma non l'ho tirata su abbastanza. Faccio fatica a frenare e niente. La speciale è compromessa. Mm-hmm.
Ok, la speciale è finita, come tutti sappiamo è finita male. Mi dispiace tantissimo perché nella prima parte stavo davvero andando bene, secondo me. Non dico che avrei fatto primo di categoria, però non avrei fatto neanche ultimo. Sei tu? No, ragazzi, sono andato bene fino ad ora e sono andato a cadere davanti al mio coach. Ok, coach è un po' una parola grossa, però lui dovete sapere che è Umberto Boffa, probabilmente lo conoscete già, ed essendo del mio stesso team mi aiuta, mi dice cosa sbaglio e insomma mi fa dei bei c***etoni. Comunque io non capisco perché la mia moto si debba sempre infilare in mezzo alle piante, cioè perché si deve sempre parcheggiare? Sembra che sia calamitata per andare dentro le piante. Spero soltanto che non sia successo nulla. Ma che è successo al convogliatore? Adesso non so se mi conviene fermarmi e metterci una fascetta oppure continuare perché magari manca poco. Il mio tempo per andare al CO è quasi scaduto, quindi probabilmente sono quasi arrivato. Lo spero, perché se mi fermassi adesso a sistemarla, poi magari mi prenderei dei minuti. Quindi, non lo so. Vado seduto con le gambe chiuse, in modo che il convogliatore non voli via, e spero che manchi poco alla fine. Donna, ragazzi, farsi ste pietre da seduto è un incubo, sento tutto sul culo. Ce l'ho fatta, 7 minuti di anticipo. Adesso mi sistemano il convogliatore, faccio una piccola pausa pipì perché sto scoppiando e poi si parte per andare ad iniziare il secondo giro. Ma 7 minuti, Confetti che siamo molto in ritardo. Madonna, ho sbagliato strada 250 volte. Bene ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video e come ho già detto, nel caso non vi foste iscritti, iscrivetevi perché nel prossimo video è successa una cosa bella pesante. Io vi saluto e ci vediamo per la seconda parte della gara.